Siamo al 70% del gioco. Non siamo così lontani dalla fine. Il problema è che vorrei avere progressi più rapidi, ma siamo arrivati a un punto dove ogni sfida mi prende una live. Sono diventata abbastanza tosta. A parte che, vabbè, una live è uno spezzone di live, quindi non è che ci sia tutto questo tempo. E l'altra volta abbiamo provato la gioia incredibile di vedercela con mare di guai, Calamaria. Ovvero un boss che ci spara dietro di tutto e di più, che ci può pietrificare per bloccarci e che avevamo quasi sconfitto il primo try a caso. Ero arrivato a un passo dalla fine. Sono morto perché non sapevo manco di cosa stessi vedendo. Ed è stato il primo try, quello più vicino a finirlo. Incredibile. Cioè, era girato tutto perfettamente. Se ci fossero dubbi sul fatto che il gioco ha una componente di randomicità estrema, che io detesto, il primo try era andato così tutto liscio che avevo quasi vinto. Detto questo, vabbè, adesso i primi tre faranno schifo perché, come al solito, non mi ricordo i comandi, devo metterci le dita sopra per ricordarmeli un attimo. Ho indagato, mi sono confrontato anche con Karin che ci ha già giocato, e ho scoperto che puoi evitare il raggio pietrificante se li stai molto sopra, teoricamente non ti prende. Ma ho scoperto anche che lo puoi interrompere, cioè puoi uscire dalla pietra spammando più comandi possibili. Io spammavo un solo tasto più volte. E teoricamente se stai immobile mentre spara il raggio non ti pietrifica. Dobbiamo provare. Potrebbe essere la svolta. Cioè, c'ho il filo che mi dà un fastidio boia, iniziamo male. Vediamo. Allora, cambio arma, parry, diventi piccolo, ok. Madonna, ragazzi, mi trovo già malissimo, eh. Ve lo dico. Avrò bisogno di qualche... vabbè, qua sono morto subito. Non si sa come io sia sopravvissuto. Avrò bisogno di qualche giro per riprendere bene confidenza con sti comandi. E potrebbe farmi bene provare un altro boss anche, perché incaponirmi su uno forse non porta cose positive. Oh no. Ok, è andata bene, mi piace. Ok, buono. Vai di un po' di bombe. Che palle questa combo. Mi rendi inutili i cosi che posso perriare, che farebbero un sacco comodo, praticamente. Ora fai i fantasmi sicuro, guarda. Io lo so. Porca puttana. Vai. La bombazza. Fantasmi. Qua volevo fare il parry, mannaggia. Bello, bello questo parry, bello. Dai, adesso deve andare giù però. Deve andare giù che la bombazza gliela devo sparare in seconda fase. Ci siamo. Seconda fase ci siamo. Vai di bomba! Ok, se io li sto qui...
Sono morto. Mi ero perso che mi mancava solamente un punto vita. Allora, quando sono stato pietrificato, non male come primo try, ma questo è il secondo. Quando sono stato pietrificato, ho rotto la pietra molto più velocemente, effettivamente. Mi ha pietrificato comunque. Non sono stato nel posto giusto. Questo posto è un po' pericoloso, effettivamente. Devo provare a star fermo quando pietrifica. Un po' di monete le ho, sì. No, dai. Due volte di fila, no, eh. No, dai, il coso del Perry. Vai, mangiami. Allora, qua, quando c'è il coso, il pesce rosa per il Perry, lo devo prendere per forza. E fallire. Non si può fallire. È infattibile fallire. È illegale. Ho troppo bisogno di avere a bombazza alla fine. Cioè, l'attacco finale di Brumotti va sparato. Troppo forte Brumotti su sto gioco. Classica combo che piace sempre. Vabbè, dai, ce la stiamo cavando così male, per ora. Poteva andare peggio. Mi preparo i fantasmoni, ovviamente. Godo. Olè! Si sta per trasformare? No. No, i fantasmi ora no! Fanculo. Maledizione. Godo. E se io tipo sto qui, teoricamente. Aspetta, che cazzo è successo? Che cosa? Ho sbagliato. Ho sbagliato tasto, ragazzi. Ho sbagliato tasto. Ho sparato l'attacco finale. Ho capito dopo che stavo sbagliando tutto. Poi mi sono un attimo impanicato e ho continuato a sbagliare. Cioè, non era l'attacco finale, non era carico. Quindi ha sparato un attacco stupido che non so cosa faccio. E niente. Vabbè, dai. Fa parte del processo di apprendimento, direi. Ma se metto HP extra, cosa me ne faccio se poi non faccio danno? Dai, Madonna. Secondo me con le bombe il danno lo fai comunque. Ma è danno ridotto. Io, cioè, avere un HP extra per stare qui mezz'ora in più, non lo so se mi conviene,
Dai, questi fantasmi sono la cosa più insopportabile di tutti. Palese. Siamo ancora lì. Qua, se continua a girare male, non ci si arriva. Beh, però aspetta un attimo. Hai detto una cosa intelligente. Potresti provare a prendere il caffè. In realtà, io, in quanto aeroplanino, non ho la schivata invisibile. Cioè, questa schivata qui, la bomba fumogena, non mi serve a niente. Perché non la posso usare? Certo, il cuore mi dà un hit point extra, mi indebolisce leggermente l'attacco. E vabbè. La super barra si riempie di continuo al di là degli aumenti. Questo, sì, effettivamente è super utile. Questo è un ottimo consiglio, non ci avevo pensato. Ma effettivamente se la bomba fumogena non la uso... Eh sì, non devo parlare con te, sorry. Tanto vale investire su un'altra cosa. Questo è assolutamente vero, non ci stavo proprio pensando. Quindi ora mi ricarico senza fare un cazzo, praticamente. Questa è una pacchia incredibile, eh. Mi prendi comunque danno se il parry l'hai fatto. Ma perché funziona così? Dai, concentrati, concentrati. Si deve fare. Oggi non si può non fare questo. Posso prendere danno qua, non serve a niente. Allora, se continuo a bloccarmi all'inizio, vi prometto che provo ad andare fino in fondo lo stesso. Se no, finisce che mi incaponisco su una cosa e non vado più avanti. E poi è peggio. Però anche prima abbiamo fatto comunque un buonissimo try. Quindi non vedo perché non ci dovremmo riuscire. Oh, ho già il bombone, eh. Incredibile. Certo, ho fatto un bel po' di perri, però. Forse il caffè ha contribuito. Certo che i cosi per il Perry me li mette sempre in alto o in basso in questo caso. Cioè a me servirebbero anche. Ora fai il fantasma sicuro. Godo. Godo, li ho schivati tutti, godo tantissimo.
Ora. Funziona! Funziona! Se sto fermo non mi piglia! Ok, però ho fallito. Se si posso sparare? Ma come l'ho già... Muoviti! Vaffanculo! Che fastidio! Sto dicendo, chissà se funziona anche alla fine. Niente, mi ha preso. Come ho fatto a essere così veloce nella seconda fase? È stata velocissima. È stata una roba incredibile. Non mi ha pietrificato perché ho usato la bomba. E no, no, se tu stai fermo non ti piglia. Cioè, così mi è sembrato di capire. Io ho fatto le mie ricerche. Dai, che palle, perché? Vai di bombone ancora, va. Troppi danni. Lo so, dopo che prendi danni, che fai la bomba, sei invulnerabile per un po', ma era passato troppo. Io ho il DLC, non ce l'ho, quindi se il DLC ha oggetti OP non li posso usare. Anche perché mi avevano già detto che c'erano delle cose un po' OP nel DLC, però... Cioè, non me lo shoppo per avere la vita facile. Voglio il gioco esperienza base. Che palle, madonna, sta combo. Cazzo, i palloni con i fantasmi è una roba infattibile. Non so come ho fatto prima, ma... un fastidio. E ovviamente me li ripropone subito. Certo che me li ripropone subito. E restartiamo immediatamente. Non ha neanche senso. Palese me li fa ancora? Fanculo, devi andare a fanculo. Capito? Fantasmi almeno li ho appena usati, quindi qua non me li becco. Me li becco ora, sicuro. Bene, è andata bene, è andata bene. Questa è stata l'invulnerabilità, senza dubbio. Qua sì.
Fanculo, ho sbagliato! Prendila! Oh mio Dio! Se c'è un po' di giustizia in questo mondo, l'abbiamo appena trovata. E questa ce la leviamo dal cazzo con somma gioia. Io non ci avevo messo neanche così tanto, pensavo peggio, dai, via, fuori dal cazzo. Prossimo, prossimo. Sì, bravi, bravi, bravi. Let's go. Ah, ci sarebbe l'ape giù, eh. Basta, odio quel Ludwig. Blatera sempre. Che meno è, che meno è meglio. Lo sanno tutti che più è meglio. Per Dinci non c'è compositore più somaro di lui. E somaro anche te, se perdi tempo ad ascoltarlo. Aspetta. Vuol dire che c'è qualcuno al teatro che rompe? Meno è meglio. Più è meglio, dice. È un consiglio? Perdo tempo ad ascoltarlo. Non devo ascoltarlo. Qui c'era il ratto, no? Sì. E allora, ragazzi, c'è l'ape, che so essere una gran rottura di palle, quindi non sono molto felice. Ma ok. Bomba fumogena, si rimette. Ventaglio. Cacciatore. Proviamo. Regina Mielinda. Alveare letale. Qua mi sa che vado di cacciatore perché non si capisce una sega. Punto. Devo concentrarmi sullo schivare, non sullo sparare. Ha provato a fare un parry, ma è andata molto male, eh? E vaffanculo, su! Potessi mettere il boomerang come l'altra volta? Perché ho usato il boomerang l'altra volta? Allora, qui devo sparare alla testa della regina mentre mi spara sti proiettiloni. Non lo so, devo rivederli un attimo, non ho ben chiara la situazione. Cioè, sono andato a fare un parry fuori dallo schermo, incredibile. No! Che palle. Ok.
Ora spara i razzoni, sì. Ma sto provando a scendere per evitarli, ma non faccio in tempo. Va bene. No, dai, no, no, non si può prendere danno così, però, eh. Non cominciamo. Ci sarà mai un livello dove ho i piedi saldi per terra e posso concentrarmi sul resto? Perché sta roba è davvero insopportabile. Cazzo di casino! Che casino! Mamma mia! Dite boomerang. Sì, allora, diciamo che il ventaglio non è stato proprio il top. Carambola qui direi proprio di no. Cacciatore nella prima fase mi sembra buono. Chiaramente non avevo le piattaforme per saltare su, mi sono trovato nella merda. Sarebbe bello se sparasse effettivamente da solo, senza che glielo dica io. Sì, ma le piattaforme su cui muovermi, ma santo cielo. Cioè, ci son dei momenti in cui ci sono dei cazzo di buchi e sono esattamente dove dovrei andare io. Questo non lo conosco. Ah, due pure. Cioè, dai, davvero me lo sponi addosso? Santo cielo. Secondo me di boomerang vai bello spedito. Dici di provare anche il primo try? Proviamo. Non sto manco colpendo il tizio.
secondo me all'inizio devo usare questo. Presentazione nuova Subnautica? No, non l'ho vista, non sapevo neanche che ci fosse. Se no metto, non so, dei proiettili normali anche. Sai che il ventaglio qui potrei utilizzarlo per colpirlo meglio. Che palle! Ste cazzo di piattaforme! Cioè, almeno fossero costanti nello spawn. Ma io non ho spazio dove andare, non so manco dove, dove sono. Mamma mia. Vabbè, capito. Cioè, era l'ha spawnato letteralmente nell'unico punto dove dovevo passare io. Allora, dalla tizia delle torte i mini boss li aravo con il boomerang, ma la piattaforma era quella, cioè non è che dovevo continuare a spostarmi in verticale. Quello fa molta differenza. Sì, ma io dove passo? Dove... Ma come cazzo pretendi che passo se mi disponi sulle piattaforme? Questa boss fight potrebbe essere una porcata ben peggiore delle altre. Questa boss fight probabilmente prenderà lo scettro, perché, cioè, davvero, ci sono dei momenti in cui non posso passare. Anche per fare la schivata fumogena, come si chiama? Non... cioè, io però devo salire, quindi devo saltare, mi prendono... spuno l'attacco dove sono io, è capito, però se non ho neanche le piattaforme su dove muovermi, cioè, come fai a salire? Mi sembra davvero una gran cazzata, però, vabbè, mai, non ci stupiremo più di nulla. Questo gioco è stato creato per farti incazzare, palesemente. Vabbè, dai, colpito fuori dallo schermo, va bene. Mi ha fatto il predict, ragazzi, ma santo cielo.
Servirà qualcosa? Temo di no. La Madonna, che cos'è? Ma in che senso? Ma che cazzo sto vedendo? Cos'è sta ultima fase? Che cos'è? No, vabbè, ragazzi, però, cioè, davvero, qui come lo colpisci? Con che mette il boomerang e mira verso il basso. Verso l'alto, appunto, sì. Vabbè, ragazzi, ma che... Cioè, ma, allora, era la prima volta che arrivavo a sta fase. Io come cazzo mi immaginavo che era un aeroplano, sinceramente. Di tutto quello che ti potevi immaginare. Come cazzo ci pensavo che mi capitasse un aeroplano con una sega in mano, una sega circolare? Boh, io non ho idea di come fare, non lo so. Dai, i primi colpi glieli diamo così. Mi piacerebbe fare un po' di parry su ste robe, ma davvero mi trovo sempre a vederli arrivare in posizioni fastidiose. Vai a fare in culo. Sì, ok, le api volano, gli aeroplani volano, perfetto. Però io ti dico anche, ma scusami. Dopo tutti i livelli con l'aeroplano fatto, non c'era un aeroplano come nemico. Cioè, il nemico aeroplano me lo metti nel livello dove io non sono un aeroplano. Boh, va bene. Tu cosa vuoi? Dai, ma vedi, mancano le piattaforme. Cioè, dai, ma si può rovinare. Stavo facendo una bella run, ma si può rovinare così perché c'è il buco nella mappa. Cioè, madonna, se mi dà un fastidio sto gioco. Mi mancava tutta una cazzo di sezione di piattaforme proprio dove dovevo andare io. Non stavo facendo errori. Cioè, prendere danno per la caduta nel void mi fa proprio incazzare. Mamma mia. Manco fossero proiettili a ricerca che mi colpiscono sempre. Perché non uccidevi la petta di merda? Un attimo la prova a sparare verso l'alto per vedere. Ok. Così se ci arrivo non sono impreparato almeno.
volevo fare il Perry. Sapete che cosa? La prima fase me la faccio tutta così. Che se anche ci metto di più, il cambio arma mi deconcentra anzitutto. Poi seconda cosa, magari ho più occasione di fare un piccolo Perry ogni tanto. Sì, però dai. Poi seconda fase cambiamo l'arma e ce la aggiustiamo a seconda della situa. Però fare il parry a quei proiettilini lì è impossibile. Cioè non sono tipo mai nella posizione giusta per... vaffanculo. Per prenderli e saltarli. Sarei già contento di farne uno. Olì, dai. Va bene, va bene. Ci sta. E niente. Di nuovo non avevo spazio dove andare. Vabbè, dai. Fare un boss al primo è impossibile su sto gioco. Ma sai che io ce la stavo facendo? Quella che avevamo battuto prima, il mio miglior try prima della vittoria, è stato il primo try. Ero proprio... l'omino era a un passo dalla bandierina. Il primissimo. Perché tutte le combo di merda erano girate perfettamente, quindi era andato tutto liscio. Vabbè, ci ho ripensato. Facciamo un po' di boomerang iniziale. Un pochino. Qua non voglio prendere danno. Cerchi li posso rompere e li posso perriare, forse. È vero, sono rosa. Ci avevo pensato, sai. Anche i triangoli sparano i triangolini che sono perriabili, però... cioè, fanno dei movimenti che sono rischiosi, mettiamola così. Guarda dove stava il buco di piattaforme, ovviamente. Devo fare un po' di try senza resettare. Bisogna un attimo di prenderci la mano. Chiaramente non appena riesco, cioè non appena dico ciò riesco a passarlo subito, va bene. Devo sparare un po' nel mentre.
Ah, non si rompe però. Vaffanculo, va. Forse devo fargli più perri. Allora, dai, questa cosa qui no. Qua non ci sta. Perché voglio sparargli fino alla fine, ma se aspetto troppo diventa pericoloso. Stare lì. Qua ho perso l'occasione di fare un parry. Vabbè, mi ha preso, fa niente, ci me lo accollo, fa niente. Sì, ma è così tanto in mezzo ai coglioni, ma è, cioè, è proprio bastardo il triangolo. No, allora, pentirmi del genio di averli usati, mi sono pentito subito dopo averlo fatto, perché... Cioè, io ho usato i desideri del genio in un livellino di merda. E poi il fiore non era facile, non sembrava facile, ma non ci ho manco provato, cioè è stato un errore. Quelli usati sul drago non mi pento. Cioè, il desiderio sul drago, giusto. Il drago mi tirava scemo. D'altro canto, qui non siamo ancora al livello dove ti dico sto impazzendo a tal punto. Confido che si possa imparare. Sì, però, cioè, questi triangoli almeno una volta mi prendono sempre, eh? Cosa incredibile. Allora, Stu, mi ritengo d'accordo con te sulle colpi a ricerca usati quando scende con la catena, e poi come li stiamo già usando adesso. Solo che a un certo punto arrivi lì che, cioè, non sono sempre così concentrato da fare il colpo giusto, eh. Non è facile sincronizzare tutto. Cioè, da vedere è molto più semplice che da fare, eh. Anch'io se riguardo i VOD sembra una cazzata. Buco incredibile. Sembra una cazzata incredibile, ma in realtà devi pensare a tante cose insieme. Vuoi uno spoiler sull'ultimo amuleto? Cioè, nel senso, perché dovrei volere uno spoiler? Cosa me ne viene in tasca, scusami. Ok, si è messa qui. Niente, oh, il triangolo mi becca sempre. Porca puttana, troia. C'è sempre una cazzo di problematica per la quale mi becca. Chiaramente su dove c'è lei non posso andare. A great clam and then some. It's on.
Allora, l'ultimo amuleto. Se è anche l'ultimo amuleto, non mi serve a niente saperlo perché tanto non lo posso sbloccare. Ho 4 monete, quindi non posso sbloccare tutto al momento. A meno che non intendi un amuleto che ho già. Anche qui non avevo spazio dove andare, cioè. Ok, allora. Sono morto, però volevo vedere una cosa. Ovvero, se perrio la palla, mi sale l'attacco speciale. Anche se non esplode. Buona sapersi. Alexino, grazie per i 10 mesi. Allora, se lo facevo nel mentre me la giocavo, non ce la facevo. Quindi sono un attimo sacrificato e ho registrato un'informazione importante. Quindi, se ce la sentiamo, lì si può fare qualche parry per avanzare. Sapendo che poi la bomba la devo utilizzare mentre si trasforma. Nel caso, tua mamma è zoccola. Così, giusto per ricordarlo. Che comunque siete api, quindi non ho detto niente di strano. Avete tutti una mamma sola. Che insomma. Vabbè. È la natura, su via, non serve essere così cattivo. Sto sbagliando attacco. Beh, è morto alla fine. La regola del triangolo mi colpisce almeno una volta. Niente. È così. Quando esce il triangolo, almeno una volta mi prende. Quindi quando lei cade al centro è sempre il razzettino di merda. Il razzettino che mi ha tolto 2 vite, molto bene. Quindi devo fare. Non devo fare niente. Non devo fare assolutamente niente qui. Che domande, ovviamente. Non devo fare nulla. Devo morire e stare zitto. Non ho avuto neanche il tempo di ragionarci un secondo, giustamente.
Ce la faccio da triangolo. No. Strano, pensavo. Sì, ma poi... cioè, puoi prendere danno scivolando di sotto? Ma che sono proprio stronzo anch'io. Invadente il triangolo, ma cioè non mi lascia tempo di spostarmi, non ce la faccio. Certo, non posso puntare a fare una run senza triangolo, perché è davvero improbabile che accada, anche se prima mi è successo. Allora, massimo mezzanotte stacco oggi. Vada come vada, non mi interessa. Io ho già fatto la mia win oggi, sono contento. Problemi del me del futuro, l'ape. Niente. Oh, ogni volta faccio lo stesso cazzo d'errore qua. Meglio del solito, per carità, però. Triangolo, sempre lui, è sempre lui. Tra l'altro ero arrivato alla fine. Praticamente gli ho fatto abbastanza danno per la terza fase, ma era iniziata ormai l'animazione di questo attacco di merda. Potevo arrivare all'ultima fase con due vite, invece ho perso. Bello, eh? Divertente, divertente quando accade. La petta depressa pure mi colpisce. Comunque ci arrivi con salto e dash alle piattaforme a lato. Non so di cosa stai parlando adesso. Cioè, stai commentando una situazione della partita di prima. Posso prendere danno alla prima fase. Sopravvissuto a un triangolo. Oddio. Oddio. Colui che sopravvisse ai triangoli. Le leggende erano vere, quindi si poteva fare. Ha sbagliato lato.
Non è possibile, ha sbagliato lato, ragazzi. Non lo so se ha driftato, sono rincoglionito io. Non lo so, ragazzi. Non è possibile. Sbagliato. Dai, madonna, madonna, ho sbagliato lato. Non lo so. Vabbè, dai. Ci sono dei miglioramenti. Io confido sul fatto che questa sia una boss fight da imparare. Da imparare con molta. Ecco, questa è una boss fight che allora ha quella componente random fastidiosa che io direi che sono le piattaforme. Perché a volte ci sono dei buchi nelle piattaforme che sono davvero impossibili. Gli attacchi sono abbastanza imparabili invece. Nel senso che li puoi imparare. Mentre cioè la boss fight di prima, ad esempio, aveva una componente di random fuori di testa che cambiava tutto. Anche se a un certo punto tu ti impari tutte le combo possibili, inimmaginabili, e a quel punto, vabbè, fai. Dove scende? Cosa vuole signora regina? Il triangolozzo. Cioè, io cerco di allontanarmi dal triangolozzo, però è così grande che mi. Cioè, è lì. Non. Io se devo muovere, devo spostarmi. Se lui è lì, dove cazzo vado io? Non vado da nessuna parte. E nonostante tutto, prima mi sembrava di aver fatto anche bene, di schivarlo bene. Forse mi era andata di culo. L'ho visto partire questo. Ma no, devo fare il parry, mi sono fatto colpire, dai. Ecco. Cioè, allora, tu a un certo punto devi salire, perché sennò muori sotto per il miele che sale. Se io salto e becco sempre con la testa il triangolo, dove cazzo vado? A lato non c'è niente, io sto sprofondando, devo saltare e lo becco con la testa. Cioè, come lo eviti questo? Io non lo so. Mi sembra che tu non possa evitarlo questo. Forse mi devo far trovare più in alto, così al massimo scendo. Vabbè, poi. Vabbè, lasciamo perdere. Se io sto più in alto, anziché saltare, scivolo giù. Vabbè, dai, una cosa in più da pensare, nel dubbio, cosa sarà mai? Non ho neanche capito cosa è successo.
No, non lo puoi evitare con un dash, non puoi, perché il dash non lo posso fare verso l'alto, lo faccio a lato e cado nel miele, così. Io avevo bisogno di andare verso l'alto perché non avevo niente a lato, quindi non posso fare il dash da nessuna parte. Cioè, spero sia chiaro che sia questo un gioco dove non sempre tu puoi evitare gli attacchi e che a volte ci sono delle situazioni impossibili. Cioè, se neghiamo ciò, è la fine. Penso si sia capito, no? Anche qui un po' la situazione era quella. Niente, basta. Rovinato, run rovinato. Vado in alto. Siamo gli ultimi try. L'orario non è buono. Siamo gli ultimi try. Questa è una boss fight che secondo me è tipo il ratto. Però è un po' più difficile. Cioè, un bel po' più difficile. Nel senso che una volta perfezionate le prime fasi, si va nell'ultima fase e quella non ci metteremo tanto a farlo. Chiaramente io non so cosa aspettarmi dall'ultima fase, quindi. Per farla alla cieca è un po' impossibile. Qua si sono fatti i miracoli, eh. Andiamo all'ultima fase full vita? Incredibile. Vaffanculo, dai, su. Dai, che palle. Lo scivolone iniziale, così. Vabbè. Allora, però vedete dove siamo arrivati. Cioè, qui siamo resistiti 10 secondi. Però, attaccone iniziale. Resisti un po' mentre spari, lo fai. Senza fare pirlate, magari. Sì, questa era buonissima. Vabbè, ve l'ho detto, pian piano, pian piano si impara. Si spera, no? Qui non ero in alto. Lì essere in alto mi sembra un'ottima chiave. Mentre qua mi piace l'idea di stare a lato. Mi dà controllo.
buono. E niente, sono scivolato ancora. Cioè, ma perché? Ma come cazzo si fa a scivolare? Ci sono le banane nell'ultima fase, non lo so. Boh. Cioè, la cosa brutta è che prendi un danno così, non fai in tempo a rialzarti e ne hai preso il secondo. Cioè, me ne sono fatti due, uno di fila all'altro, eh. Non ho ucciso l'ape depressa. Ma se ne va il triangolo? Oh. Che ansia. Non so dove... Ero uscito dallo schermo, non sapevo dov'ero. Guardate quanto poco manca. Cioè, resisto troppo poco, ma... Cazzo. Mancava pochissimo. Siamo ad un passo. A un certo punto sono uscito dallo schermo, non l'ho visto più il personaggio, non ci ho capito un cazzo. E la cosa di sparare in questo modo... Però mi sta distraendo tanto. Forse potrei usare il cacciatore e concentrarmi sulla schivata. Potrei provare col cacciatore se riesco a tornarci bene. No, dai, perché? Che errore di merda. Thank you.
Com'era già all'ultima fase? Ma ora mi pigli per il culo. Qua li posso schivare, non ho bisogno di fare niente. Easy. Cioè, perfetto. Pulitissima. Ve l'ho detto, bastava impararla questa. Peccato quell'HP perso un po' alla cazzo, ma cioè avete visto, siamo entrati in ultima fase. Ho cambiato arma, mi sono concentrato sulla schivata. Chiave di svolta e di volta. Posto. Allora, da come me ne avevano parlato di questa boss fight pensavo molto peggio, ma la mia sfavorita rimane il drago. E Calamaria era molto più infame, secondo me, di questa. Tu chi sei? Perdinci, quel Wolfgang, per esprimere motivetti da due note, ne usa 10. Non hai idea di cosa voglia. Non hai idea di cosa voglia. Dire meno è meglio. So che convenite con me, cercate di persuaderlo. Se gli parlo io, fa orecchie da mercante. Qui cosa sarà? Marchingegno. Vette abbiette. Fatemi giusto sbirciare questa roba. Vabbè, a parte che ho le armi sbagliate, non è. Però così non è inutile. Ora non vuoi conoscere il boss? Sì, vabbè, è sempre la stessa cazzata di dirmi, ma adesso arriva quello peggiore. Allora, per molti quello peggiore era questo qua, l'abbiamo fatto. Per altri quello peggiore era il drago. È soggettivo, dai, non è che ogni volta dovete mettermi hype come se fosse sempre peggio. So perché io stia facendo così schifo di proposito, ma vabbè. Ah, è il boss più difficile di tutti. Va bene, ok. Chiaro. Me lo dite di ogni boss, ma va bene. Davvero fastidiosa sta cosa delle. Ma sto coso non può essere ucciso? Thank you.
Va bene, dai, non c'ho sbatta. Sbirciamo questo marchingegno, vediamo cos'è. Batticuore demolitore. No, l'aereo ancora. Madonna, che palle sto aereo. Ah, bello. Bella l'idea di incastrarti in un punto della mappa senza farti uscire. Mi piace. Capisco. Ma perché c'è una seconda fase minuscola? Quindi direi che la priorità è colpire questi schifo di cose. E passarli chiaramente, che sono inutile. La bombazza! Cos'è che non vedo? Sì, devo dire che sembra molto noiosetto per ora, eh. Obiettivo completato, bersaglio demolito. Molto noiosetto, si direbbe questo. Ecco, ora vorrei andare a curiosare di là, ma è chiuso. No, non mi avete convinto. Mi dispiace. Per ora non ancora. Cosa? Che strano, cos'è sta roba? Chiedi scena la tua sconfitta. Ah, perché è un teatro con tutti gli attori? Sbagliato tasto, vabbè. Ma scusa, ma questa cade nel punto in cui andrò? Cioè, cosa... Come fa a saperlo? Vediamo la seconda fase, così per curiosità. Ah, ma è sempre lei a combattere? Che cazzo è sta roba? Ma che sono dei bebè con il latte? Mamma mia, che brutto. Questa è la boss fight più brutta di tutte. Esteticamente è davvero brutta. Non so se poi cambio qualcosa più tardi. Proprio bruttina. Ci sono tutti sti mostri strani. Poi ti arriva una tizia qualsiasi che saltella in giro. Non è proprio, non mi sembra proprio il top. Vedremo le ultime fasi. Vabbè, dico, all'inizio è bruttino. Non è che vi ha insultato la famiglia, su, dai. E vabbè, dai, la prossima volta comunque faremo il run and gun. Procediamo in ordine, mi sa. Per adesso è tutto. Oggi abbiamo fatto due boss fight. Quindi,
Direi che i compiti sono stati fatti, io vi dico buonanotte, ci vediamo domani alle 20:30. Ciao a tutti.